Ciao a tutti, io sono Anna e benvenuti nel mio canale. Quest'oggi faremo sempre un unboxing, perché ormai il mio canale è solo unboxing praticamente di cose, ma cose un pochino diverse questa volta. Infatti non si tratta né di libri, né di manga, né di cose nerd, ma di vestiti e cosine varie. Infatti ho fatto un ordine da Shein perché mi servivano delle cose, dovevo partire, mi servivano delle cose urgentemente e allora mi sono rivolta a Shein, ho preso delle cose su Shein e visto che sono davvero un bel po' di cose mi sono detta perché non fare un unboxing dove ve le faccio vedere. Non so se vi possa interessare, nel caso fatemelo sapere nei commenti se vi piace questo genere di video. Comunque ho pensato che per una volta sarebbe stato carino farvi vedere che cosa compro al di fuori di libri, manga e cose nerd. Detto questo, iniziamo subito con il primo pacco, che è enorme, e vediamo che cosa c'è dentro. Ok, ok, oddio, è un pacco dentro al pacco, wow. Ok, va bene, apriamo anche questo. Forse mi sarei dovuta munire di taglierino come il mio solito, ma non so come è stato, quindi si va di mani, perché non ho voglia di andare di là a prenderlo. Ok, quante cose abbiamo. Allora, iniziamo con questo, che non capisco assolutamente cosa sia, perché non ho ne ho idea. È rosso, quindi è il vestito. È il vestito? Sì, ok, è il vestito. Ho preso questo vestito rosso. Non so se riuscite a vederlo interamente. Cioè, non so se rende l'idea. È molto lungo. Io di solito non porto vestiti di questo genere, non è il mio stile. Comunque vi metto qui da qualche parte un'immagine di come dovrebbe stare sulla modella, su come c'era sul sito di Shein. È molto carino, io l'ho preso più che altro perché dovrò andare in crociera e lì alla sera bisogna vestirsi più o meno eleganti e non avevo granché di opzioni. Allora ho visto questo vestito e ho detto dai, non costava neanche tanto, quindi ho detto ci può stare, almeno qualcosa di decente da mettere. Poi abbiamo... Oddio, cos'è sta roba? Cos'è? Ah, ok, sì. Ok. È un costume da bagno e che ha anche il copricostume, diciamo, un pareo. Con questo freddo parlare di costume da bagno onestamente mi fa uno strano effetto, perché non sto da voi, non so dove state vedendo questo video, ma qui a Milano sta facendo un freddo allucinante. Poi abbiamo il pezzo di sopra, che è molto carino, con questo dettaglio qua dorato, molto carino. E vabbè, il sotto che è semplice, nero, niente di che. Poi abbiamo questo qui, io non mi ricordo che cosa ho preso, perché non mi ricordo le cose che ho preso. Che cos'è? Ok, sono pantaloni, credo siano i pantaloni, sì. Eccoli qua. Allora, sono questi pantaloni, non so, appunto io continuerò a mettervi foto. Sono questi pantaloni molto leggeri, infatti non so, credo siano un pochino trasparenti, non so se riuscite a vedere tipo la mia mano. Fatti così, molto elastici, con i pantaloni, la gamba a zampa di elefante. Ok, vedete? Fatti così. E sono leggerini e in realtà li ho presi per viaggiare, più che altro perché recentemente mi aspetta dei voli di tante ore e farli con i jeans credo che morirei, onestamente mi spiace, ma credo che morirei, le mie gambe tipo diventerebbero il doppio della taglia e probabilmente mi esploderebbero tutte le vene. Che immagine brutta, oggettivamente. Comunque volevo qualcosa di comodo. Questi sono un po' leggeri, forse in aereo magari si congela perché sono troppo leggeri, però sono anche carini, anche in estate, quando uno non ha voglia di mettersi pantaloni lunghi perché fa troppo caldo, secondo me questi sono un'ottima alternativa. Poi abbiamo... Ok, oddio. Che cos'è?
Credo che questi siano i pantaloni, ma in blu, perché i pantaloni che vi ho fatto vedere li ho sia in nero sia in blu. E esatto, dal colore sono proprio questi. Eccoli qua, sono identici ma blu. Più che altro perché io, è una mia superstizione, diciamo, un po' per scaramanzia, ho questa cosa che ogni volta che faccio un viaggio, l'outfit per il viaggio deve essere blu. Voi direte, perché? Non c'è un motivo, deve essere blu. Io quando viaggio devo vestirmi di blu, interamente, quindi pantaloni, maglietta blu. Ed è difficile perché in realtà il blu non è uno dei miei colori, cioè, che mi stanno meglio. Io preferisco molto di più il nero, il rosso, il bianco, vado più su questi colori un po' qua. Il blu non mi ha mai detto niente, eppure quando viaggio mi devo sempre vestire di blu, quindi vabbè. Infatti preferisco molto di più i pantaloni neri, sono molto più carini, però dovrò mettere questi perché sono blu. Ok, poi abbiamo... Oddio, guardate questa busta, com'è carina, con la scritta Mary Rose. Sembra quasi elegante, ma non lo è, però vabbè. Cosa c'è dentro? Non abbiamo più pallida idea. Altri pantaloni, sì, è vero, altri pantaloni. Questi sono identici a quelli di prima, l'unica cosa diversa è che... No. No, scherzavo, non hanno niente di diverso, sono... Cioè, sì, l'unica cosa diversa è che sono molto più larghi. Sono molto 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 più larghi. Poi abbiamo questo qui, che è un altro costume. Voi vi chiederete, ma perché prendi i costumi in questo periodo dell'anno? Perché, vabbè, a parte che sono scontati, perché se li prendete fuori stagione costano molto molto meno, e invece se li prendete durante l'estate ti costano un rene, che non ho capito il perché, perché l'intimo costa molto di meno rispetto ai costumi, è certo la stessa cosa, ma vabbè. Comunque sia, ho preso questo costume verde. Io devo fare un po' una scorta di costumi, perché tutti quelli che ho, no, al contrario, sono molto infantili, sono tutti colorati, proprio un po' da bambini, e onestamente non è il mio stile ormai, e quindi stavo andando avanti di tipo tre costumi, uno rosso, uno nero e uno blu, e visto che devo andare in crociera mi sono detta, ho bisogno di almeno un altro paio di costumi, quindi ho preso questo nero e questo qua verdino, molto carino. Ho paura che questo ferretto dia un po' fastidio, non sembra comodo, cioè avere questo in mezzo allo sterno non mi sembra un'ottima cosa, però dalla foto sembrava carino, boh, speriamo bene. E vabbè, poi vabbè, mutande normalissime, cioè nel senso normalissime. Primo pacco vuoto, abbiamo finito tutte le cose e passiamo al secondo. Ok, allora ok, oddio, cos'è? Oh sì, ok, allora questa è una borsa, come potrete vedere, che mi serve sempre per il viaggio, perché io non avevo borse. Che carina, me l'ho messa dentro qua, da quasi un'aria professionale, ma oh che bello, adoro, ma che bello, va bene, ma che carina, ma è carinissima. Allora, onestamente me l'aspettavo leggermente più grande, onestamente me l'aspettavo più grande, sì. Sì, spero che ci siano tutte le cose che devo metterci dentro, perché appunto me la immaginavo un pochino più grande. Tra l'altro l'ho voluta prendere flessibile, vedete, molle, non rigida, perché rigida non ci stava niente, lo so già. E... stracarina! Cioè, vedete, sta così. In realtà addosso sembra grande, però... Boh, forse perché io sono abituata con la borsa dell'università, che è letteralmente un borsone, perché devo farci stare dentro 200.000 libri. No, non è vero 200.000, in realtà solo un quaderno, però è enorme il quaderno, quindi...
niente, questa l'ho presa perché non ho borse di questo tipo, così morbide con la cerniera, perché la cerniera era assolutamente indispensabile, e mi serve appunto per andare in giro. Sembra abbastanza capiente, me l'aspettavo leggermente più grossa, perché dentro ci devo mettere davvero davvero tante cose, tipo borraccia, documenti, chiavi, portafoglio, una felpa in caso faccia freddo, macchina fotografica e ombrello. Quindi ho quasi paura che non, cioè non sia abbastanza grande, però speriamo di sì, magari riempiendola si gonfia un po' e fa niente. Ok, però è stracarina, la adoro, la adoro. Ok, poi allora non dovrebbero essere rimaste troppe cose. Grazie, moto, ti fatti. Finito, grazie, molto gentile. E ok, vabbè, questo si vede già che cos'è. È un cosino di plastica, una borsettina di plastica che voglio usare per metterci dentro i saponi e tutti i liquidi, diciamo, quando viaggio, che non ce l'avevo. Oddio, sa di... Non so, presente i braccioli? I braccioli di quando uno è piccolo, che hanno questo odore, o le piscinette quelle gonfiabili, ha questo odore qua, vabbè. È semplicemente una borsina trasparente con dentro, cioè dove dentro voglio mettere i liquidi da portare in aereo, perché le cosine con la zip che ti danno insieme alle boccettine si rompono dopo 2 secondi e non ci sta neanche dentro niente. Almeno qua spero di riuscire a farci stare tutto. Poi lo sento ancora pesante, ma non mi ricordo cos'altro, cioè non dovrebbe esserci molto altro. Allora, vediamo, ok, questi sono i pantaloni come quelli neri di prima, ma marroni, anche questi molto carini. Se non mi sbaglio dovrebbe mancare una... No, che cos'è? Che cosa ho preso? Che cos'è? Oddio. Ok, sì, non mi ricordavo di averlo preso. Ok, è uno di quei portachiavi che letteralmente suonano, sono tipo quelli tipo anti... non antifurto, tanto questo dovrebbe fare la lucina, vabbè, sono tipo quello là, sì, non antifurto, quelli che se succede qualcosa basta cliccare, fanno rumore e teoricamente allerti le persone e quindi fai rumore, boh, vedete? Lucina. E se tiro qua, ecco, sentite? Avete sentito? Ah, sì, ok. sì, non mi ha per niente stordito, no? Ah, oh, ok, sì. Ok, sì, tutto bene. Appunto, è molto forte. Io ne avevo un altro che però era di metallo e ogni volta che lo portavo in giro tipo suonava. Allora ho preso questo qua che è di plastica che spero non suoni con il metal detector perché onestamente, cioè, mi urta che suoni anche questo, però vabbè. Il suono è molto forte, quindi... Ah, mi ha fatto male per 2 secondi. Credo che quando voi lo sentirete lo attutirò molto, quindi magari voi non verrete storditi. Però sì, ok, carino, utile. Ok, ora sul serio dovrebbe... No, non è vero. Non è ancora l'ultima cosa, manca anche questo, che sono dei sacchettini dove mettere dentro le scarpe, letteralmente. Che viene fuori, sono appunto dei sacchettini fatti così dove mettere dentro le scarpe o comunque quello che si vuole. Io appunto credo che lo userò per portarmi dietro, sì, scarpe o mettere dei vestiti che non voglio che siano a contatto con gli altri e chissà. Ok, questo dovrebbe... No, no, io non ce la faccio, ma cosa
mancavano altre due, tre. Ah, è vero, io che non mi ricordo che cosa prendo. Vabbè, allora, questi non li apro perché sono una cavolatina. Sono dei sacchetti della spazzatura minuscoli che mi servono per diciamo il porta spazzatura che ho in macchina e quello che ho anche in camera mia, che sono piccolini e questi sacchetti sono perfetti. E prima ce li avevo bianchi, poi li ho persi, non so che fine abbiano fatto, quindi li ho dovuti ricomprare neri. Spero questi di non perderli, perché onestamente non è che posso andare avanti a comprare sacchetti della spazzatura. E poi ho preso questi due qua, che sono queste farfalline, non so se ve le vedete bene. Sono appunto delle farfalline che si mettono sui vestiti, sui pantaloni, gonne, cose così, che stanno larghi e praticamente c'è un gancino e questi qui si aggrappano, una farfallina si aggrappa all'altra e praticamente stringe il pantalone nel caso che uno stia aspettando di farlo modificare, non ha voglia di farlo modificare, stringere tutto, usa questi e dovrebbe andare. Ora, io non so se funziona, fatto sta che ho un paio di pantaloni che mi sta larghissimo, dovrei portarlo a stringere, ma nel frattempo mi dispiace non poter usare i pantaloni, quindi diciamo che ho preso questi qui e voglio vedere come mi trovo con questi, anche perché ho paura che se faccio stringere troppo i pantaloni poi non mi stanno più, cioè è tutta una cosa complicata, quindi ho voluto provare questi e devo vedere come mi trovo. E niente, ho ufficialmente finito, non pensavo, invece sì, finito, basta, non c'è più niente, tutto vuoto. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta la roba che ho comprato, se anche ve la comprereste, è tutta roba un po' da viaggio, lo so, ma purtroppo io adesso devo fare dei viaggi, quindi mi servivano cose. E fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, perché io di solito appunto porto unboxing di cose nerd, questo è semplicemente un unboxing mio, di cose mie che non faccio vedere solitamente quando compro cose personali, però visto che appunto erano due pacchi enormi, come vi ho già detto, ho detto perché no, facciamoci un video sopra, un po' così. E niente, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!